Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Bizona Live. Siamo sempre a bordo campo, siamo allo stadio dei Marsi, dove oggi è andata in scena una nuova partita del campionato di eccellenza abruzzese. Siamo qui con alcuni dei protagonisti. Si è giocato Angizia Luco, Castelnuovo. Io voglio chiamare in causa immediatamente Ilario Lepre, perché deve andare via, c'è l'autobus che lo sta aspettando, e quindi voglio più che altro chiedergli, ecco, un'altra vittoria importante, tre punti pesantissimi su un campo forse più difficile di quello che pensavate, perché oggi Luco ha giocato effettivamente davvero bene. Sapevamo di incontrare una squadra forte, oggi è stata fondamentale per noi uscire con i tre punti in palio, e facciamo un applauso a loro, è davvero una bella squadra. Noi proseguiamo il nostro cammino dritti e guardiamo subito avanti. Un Castelnuovo che si sta comportando benissimo ormai dall'inizio di questo campionato. Quali sono gli obiettivi veri, reali? Noi sappiamo di essere prima di tutto uomini importanti, poi come ho detto ad altre, un'altra televisione, noi siamo ottimi giocatori, quindi lavoriamo per far sì che il nostro obiettivo diventa massimo, quindi l'ambizione è tanta, lavoriamo giorno dopo giorno e poi vediamo, alla fine tireremo le somme e vediamo dove arriviamo. Grazie e in bocca al lupo, credo. Puoi andare. Ciao, ciao, ciao. Ok, rimaniamo allora con gli altri protagonisti che sono cortesemente rimasti assieme a me per commentare quello che è accaduto oggi qui allo stadio dei Marsi. Cominciamo dai due personaggi qui alla mia sinistra, e allora un grazie particolare a mister Gianluca Giordani per essere qua con noi. Prego, prego. Non è sempre, insomma, scontato che alla fine di una partita, poi in cui si rosica e non poco, ve lo possiamo dire, perché una partita dominata praticamente dall'inizio alla fine, soprattutto nei primi 45 minuti, sia poi terminata con un risultato che non parla, non fa fede a quello che è accaduto in campo. Sì, sì, hai detto bene, soprattutto il primo tempo penso che la mia squadra meritava il vantaggio. Poi purtroppo, come spesso capita nel calcio, loro hanno segnato loro su una ripartenza alla fine, forse dove abbiamo commesso l'unico errore di tutta la partita. Poi al secondo tempo potevamo fare qualcosina di più, è stata più una, diciamo, una battaglia in mezzo al campo, si è giocato meno, però avevamo anche un certo predominio. Sì, sì, sicuramente meritavamo qualcosa di più. Assolutamente. Allora, prima di andare avanti con gli altri due protagonisti di oggi, nel frattempo c'è Ilario Lepre che ha lasciato praticamente tutte le cose che aveva con sé, lo salutiamo di nuovo. Vorrei innanzitutto chiedervi di spostarci magari un pochino qui, perché almeno ci centriamo bene rispetto alla nostra telecamera. Cominciamo con i risultati maturati su tutti i campi di gioco. Partiamo dalla Serie D. Porto Sant'Elpidio Jesina 1-0, Cattolica Atletico Terme Fiuggi 0-2, Matelica Vasto Gerardi 3-0, Monte Giorgio San Giustese 0-0, Olimpia Agnonese Campobasso 1-2, Pineto Avezzano 1-0, Giulianova Chieti 1-0, Recanatese Tolentino 2-1, Vastese Notaresco 0-1. Passiamo al campionato di eccellenza, che credo vi interessi un po' di più, anche se so che già vi siete informati sui risultati, insomma. Acqua e Sapone Ponte Vomano 1-0, Angizia Luco Castelnuovo 0-1, il Delfino Flacco Porto San Buceto 0-2, Nereto Vasto Marina 1-2, Nero Stellati Spoltore 2-0, Paterno Alba Adriatica 1-3, Penne Capistrello 3-0, Torrese Angolana 3-1, Virtus Cupello Lanciano 1-3, e infine la promozione. Questi tutti i risultati. Miano Fontanelle, New Club Villa Mattoni, Piano della Lente si sono giocate ieri con i risultati rispettivamente di 0-3 e 0-5, Celano Nuova Sant'Egidiese 0-2, Montorio Pucetta 2-1, Mosciano L'Aquila 1-2, Real Trecci Atria Morrodoro 1-0, Rosetana Pizzoli 0-0, San Gregorio Mutignano 2-0, Torni in Parte a Miternina Scoppito 1-2. Stiamo per scoprire quali sono stati i migliori in campo, il 5-5-5 di questa giornata di campionato. Prima però voglio chiamare in causa Renato Albertazzi qui accanto a me, che oggi ha fatto una partita secondo me qualitativamente e quantitativamente molto importante, tant'è vero che già ti anticipo che sei stato il migliore in campo, almeno per quanto riguarda la partita tra Angizia Luco e Castelnuovo, una partita complicata che però avete approcciato benissimo. Sì, sappiamo che appunto l'importanza di tutte le partite è approcciarle nel modo giusto, e purtroppo il risultato non è a nostro favore, ma sicuramente bisogna da questa partita prendere la consapevolezza che possiamo giocarci tutte le partite, sia in casa che fuori, per centrare appunto il nostro obiettivo.
e logicamente con tutte le forze, anche se siamo sicuramente un pochino corti e questo sicuramente non va a nostro favore, soprattutto quando poi ci sono, ecco, purtroppo, soprattutto quest'anno, diversi turni infrasettimanali. Ok, chiedo nuovamente di spostarci un pochino perché altrimenti Imbriola resta fuori dalla nostra inquadratura e vado a chiedere proprio a lui che oggi la partita l'ha guardata praticamente dagli spalti come noi perché era squalificato, che idea ti sei fatto di questi 90 minuti, di cosa può rammaricarsi Langizia Lucu, sempre se può rammaricarsi di qualcosa, e se sei d'accordo sul mio giudizio, col fatto insomma, che Albertazzi rientra così nel podio dei top 15 di oggi. Sì, concordo, abbiamo fatto comunque una delle più belle prestazioni del campionato, però purtroppo, come accade sempre nel calcio, prendendo un tiro in porta e diciamo a volte il risultato diventa negativo, però se continuiamo bene così su questa strada possiamo toglierci qualche soddisfazione, fare moltissimi punti secondo me. Poi comunque al di là delle situazioni arbitrali che secondo me ogni volta ci vengono contro, tipo l'espulsione sul difensore, già ammonito, oppure il calcio di rigore al primo tempo, ogni volta questi episodi ti permettono di rovinarti la partita, ogni volta a sfavore nostro. È una partita in cui hanno sicuramente deciso gli episodi, uno in particolare, però di certo un'Angizia Lucu molto sfortunata, se così si vuol dire, però mister, possiamo dire che insomma, la prestazione paga l'impegno di oggi, perché al di là del risultato potete quantomeno tornare a casa con una prestazione importante, appunto. Sì, l'abbiamo detto, come ha detto anche Renato Albertazzi, la prestazione è importante e ci deve dare, da questa dobbiamo ripartire, però contano i punti sono zero. È giusto anche questo. Allora, entriamo nella parte finale del nostro Bizzona Live, andiamo a scoprire la top 15 di oggi, 5-5-5 che arriva dal campionato di Serie D di eccellenza e di promozione. Partiamo dalla top 5 di Serie D per Porto Sant'Elpidio, Jesina, che ricordo si è giocata nell'anticipo di ieri, Francesco Maio, per Olimpia Agnonese Campobasso, per il Campobasso Pietro Cigliati, per Pineto Avezzano, ovviamente per il Pineto Alfonso Pepe, poi ancora il Notaresco porta a casa il piazzamento con Marco Sansovini, neanche a dirlo, contro la Vastese. E infine Montegiorgio, San Giustese, Mario Titone. Passiamo al campionato di eccellenza. E allora Renato Albertazzi per l'Angizia Lucu contro il Castelnuovo. Nereto Vastomarina, Simone Antonacci per il Vastomarina che ha realizzato la rete del 2-1, pensate, al 94esimo. E ancora Nero Stellati Spoltore per i Nero Stellati, Francesco Giallonardo. Andrea Testi invece per il Penne contro il Capistrello. Cristiano Verna per il Lanciano contro la Virtus Cupello. Chiudiamo con la promozione. Miano Fontanelle, Fabio Mariano Bonacossa Gaviola, un nome non per tutti, per il Fontanelle. Per il Celano invece Alessandro Torre, per il Real Trecci Atria, Alessandro D'Andrea, portiere appunto della Real Trecci Atria. E ancora per il Pizzoli Daniel Ursache. Chiudiamo con Domenico Di Alessandro della Miternina, impegnato oggi contro il Torninparte. Questi i risultati di oggi. Tu sei d'accordo sulla scelta che ti riguarda appunto? Ah, sicuramente ho fatto una buona partita, come d'altronde l'hanno fatta tutti i miei compagni. E, ecco, sono felice e contento per me stesso perché rientravo da un piccolo infortunio e nonostante ciò, diciamo, abbiamo retto bene il campo, dai. Noi ci stiamo divertendo perché la telecamera continua a spostarsi, abbiamo un piccolo problema tecnico quest'oggi, però insomma è il bello della diretta. Dai, è andata bene così, oggi era destino che insomma la giornata dovesse concludersi con qualcosa di questo tipo. Noi abbiamo terminato, almeno per quanto riguarda questa puntata di Bizona Live, torniamo martedì con Bizona Gol, con tutti i gol più belli di questa domenica di calcio, in particolare per quanto riguarda l'eccellenza e la Serie D. Grazie di cuore per essere stati con noi, dovete tornare a casa sicuramente crucciati per il risultato, ma insomma felici e soddisfatti per la prestazione. Grazie mister. Grazie a te. Grazie Renato. Grazie e buona domenica. E grazie a Vincenzo Imbriola. Grazie a voi. In bocca al lupo per il proseguo del campionato. Ciao a tutti, noi ci vediamo domenica prossima. Ciao!